Qualche tempo fa mi è venuto in mente quello che secondo me potrebbe essere un metodo interessante per poter fare apprendere la geografia ai bambini, a scuola o anche a casa. In realtà avevo già fatto un video, però qualche fa mi ha detto che non ero molto presentabile e quindi poi questo video l'ho tolto, quindi ho pensato bene, rifacciamolo, cioè se c'era qualcosa di interessante. Allora, la mia idea era questa. Poiché il problema con la geografia è che impariamo a memoria, ci fanno imparare a memoria a scuola dei nomi dei posti, di regioni, di continenti che per noi non hanno un significato chiaro, hanno solo dei nomi diversi, ma non abbiamo delle forti relazioni, non riusciamo a identificarci con questi posti più di tanto, invece che col partire nel mappare il mondo, le nazioni e le capitali e via dicendo, partiamo dalle cose che ci sono vicine, in maniera semplice, concreta e tangibile. E quindi ho pensato che la prima tappa che un bambino potrebbe essere invitato a scoprire con i suoi compagni è quella di mappare la sua classe. Cioè cercare di capire, perché questo poi è la geografia, la relazione fra lui, i banchi dei suoi compagni, chi sta seduto dove, dove sta il maestro, e metterlo su un foglio di carta. Perché in fondo la geografia è cominciare a capire questo concetto e poterlo anche riprodurre quando mi serve. E la seconda cosa è di mappare il corridoio, la mia classe rispetto alle altre classi, chi ci sta, dove stanno, come sono i nomi delle varie classi, chi è la maestra e via dicendo. E poi dopo che ho mappato un piano, ne mappo un altro. E dopo che ho mappato tutti i piani della scuola, mappo l'isolato. E poi non è che vado avanti e mappo il quartiere e la città intera, ma a grosse linee potrei farlo. L'importante è partire da qualcosa di vicino e di scalare piano piano la dimensione. Magari è una stronzata, però che sai mai?